Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship, siamo al 14° episodio di La strada per Luma. Allora, nuovo pianeta pieno di rebus da affrontare, iniziamo subito. Eccoci qua. Dunque, ripuliamo questo posto per croma. Va bene. Dunque, abbiamo un carrello che si muove con la batteria e una rotaia con un cancello chiuso sul lato sinistro, quindi vediamo dove andiamo. Ci porta qui. E qui c'è un altro cancello, oltre al quale ci sono anche le case. E c'è anche la macchina che funziona, che si alimenta con l'inquinamento. Ok, possiamo trasportare due cose contemporaneamente? Noi sì, possiamo. Ah, ok, perfetto. Allora trasporta la macchina a mano mentre la batteria sulle spalle, quindi si poteva fare, non mi ricordavo. Va bene. Allora, qui dicevamo c'è il cancello chiuso. Dunque, posizioniamo lì la macchina e diamo energia al cancello. Ok, vediamo se riesco a attivare. Perfetto. E il cancello si apre. Adesso però dobbiamo caricare la batteria, altrimenti il carrello non si muove. Dunque, saliamo il ponte attraversiamo il ponte e carichiamo la batteria. Qui ci sono anche altre cose da fare. Allora, se tanto mi dà tanto. Sì, ci sono un bel po' di cose da fare. Noi adesso mettiamo la batteria sul carrello, oltrepassiamo il cancello, che si chiuderà alle nostre spalle. Quindi abbiamo l'accesso alla stessa area di poco fa. Esatto, dobbiamo caricare la batteria. Allora, una cosa alla volta, carichiamo la batteria. E questa è fatta. Adesso andiamo a riprenderci la macchina. Ok, perfetto. E come avevo detto, quel cancello si è chiuso. Riposizioniamo qui la macchina e apriremo il cancello successivo. Eccolo lì. Ops. Perfetto. Recuperiamo la batteria e possiamo proseguire. Benissimo, allora possiamo caricare la batteria. Che cosa sta facendo Sam? Vabbè, allora possiamo caricare lì la batteria. Poi lì vedo uno stallo, anzi due. Questo stallo cosa sa? Ah, ok, c'era la lancia di luce, non l'avevo vista. Possiamo posizionarla lì? No. Dobbiamo aprire il cancello perché ci sono due macchine che possiamo utilizzare. Allora, aspettate, datemi un attimo per capire. Beh, potremmo fare così. Perfetto. Alla fine si poteva posizionare la lancia di luce e recuperare la macchina. Ok, adesso la macchina la posizioniamo da questa parte e chiudiamo anche quella fonte di inquinamento che c'è alla nostra sinistra. E in teoria apriamo il cancello. Perfetto.
Eccolo qui. Adesso dobbiamo riuscire a girare il cancello che c'è sulla sinistra, però senza chiudere questo. Perfetto. Va bene, allora, qui serve la lancia di luce. Ottimo, e si è attivata la manovella e adesso orientiamo il cancello. Non è orientato bene, adesso sì. Ok, però non lo abbiamo aperto. Scusate, eh. Allora, ci ho messo un po'. Recuperiamo la lancia di luce e bastava riposizionarla qui, mi ero scordato. Eccellente. Allora, abbiamo recuperato una macchina. E adesso, in teoria, dobbiamo fare il percorso inverso, quindi dobbiamo preparare aperti i cancelli che si sono chiusi alle nostre spalle poco fa, mentre viaggiavamo sul carrello. Ok, allora, il primo è aperto. Dobbiamo aprire l'altro, che però è facile perché abbiamo già la macchina piazzata. E dai. Perfetto. La batteria è già carica. Ci prendiamo la lancia di luce, sì, direi di sì. Ok, perfetto, arrivati a questo punto, apriamo il cancello e vediamo come si può fare per alimentare le case. Cavoli, serve una macchina, una di quelle macchine a inquinamento serve, e devo tornare a prenderla. Ok, datemi un attimo. Eccomi qua. Allora, qui non posso. Per prendere questa macchina ho dovuto utilizzare il bastone che ho lasciato dove eravamo poco fa, perché altrimenti non potevo trasportare la macchina. Allora, datemi un altro secondo che vado a recuperare la lancia di luce. Prima però carico la batteria, altrimenti il carrello non si muove. Giri per niente. Torno subito. Eccomi qua. Perfetto. Ok, così apriamo il cancello e posizioniamo la macchina. Ok, orientiamo il pianeta. E voilà. Dai. Ecco fatto. Straordinario. Sei un crociato dei croma, Sam. L'UMA è a portata di mano. Bene, ragazzi, e con questo il video è giunto al termine, quindi vi ringrazio per avermi seguito, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, andate a fare un giretto sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Twitter, come sempre trovate il link in basso nella descrizione.
E noi ci vediamo più avanti con un nuovo video. Ciao a tutti!